Circuito Taz Nuvolari di Cervesina, terzo appuntamento stagionale della Formula Class Junior Italia. Siamo in compagnia di Ricky Calegari, uno dei grandi protagonisti di questa stagione. Allora Ricky, siamo pronti per queste due gare. Come sono andate le qualifiche? Abbiamo visto qualche problema tecnico, i tuoi meccanici sono al lavoro sulla monoposto, cosa succede? Siamo stati un po' sfortunati perché è uscito semplicemente il tappo dal monoblocco, quindi tutta l'acqua è uscita, mi sono fatto all'ultima curva, a un certo punto ho sentito il mio sedere che andava in fiamme, ho detto è successo qualche cosa. E purtroppo era successo appunto di questa fuoriuscita, però non è stato niente di grave, l'hanno già riparata, purtroppo abbiamo fatto solamente 3 giri, però sono riuscito insomma a qualificarmi in terza fila, quindi spero di non perdere i primi e divertirmi a giocarmela insomma. Campionato che ti vede grande protagonista, sei in seconda posizione a soli 12 punti dal leader Collivadino, ovviamente l'obiettivo sarà quello di darsi battaglia, magari uscire da questo weekend riducendo il gap. L'idea sarebbe quella, però vedo che Paolo sta andando forte come al solito perché ha fatto la pole e ha fatto soprattutto un ottimo tempo, quindi è probabile che semplicemente riuscire a prenderlo, stargli in scia, sarebbe già un bel risultato. Io, dirti la verità, sono partito quest'anno con l'idea di fare una gara per tornare a guidare e divertirmi, poi mi sono divertito e dove facciamo Varano, ci siamo divertiti e abbiamo detto facciamo Cervesina, stiamo andando avanti insomma. Comunque, dato che per me l'obiettivo è quello di divertirmi, va bene così insomma. Il risultato poi speriamo che sia buono. Allora grazie a Ricky Calegari e naturalmente buon divertimento con le gare della Formula Class Junior Italia.